Le selezioni sono finite e dopo tanta attesa sono stati scelti i 15 concorrenti. Il primo giorno di gara è finalmente arrivato e in attesa del via ufficiale da parte del giudice, i team si riuniscono per verificare gli ultimi dettagli. Ma che squadra! Questo è il vero spirito di squadra! Nulla è lasciato al caso. I meccanici verificano l'assetto delle bici, i direttori sportivi studiano il percorso e i ragazzi cercano la giusta concentrazione per affrontare la prima tappa. Se state pensando, mamma mia che fatica, tranquilli perché è la strada che vi frega dal punto di vista ottico. In salita siamo in pianura, mi raccomando, soffrire il più possibile. E menare, quando c'è da menare si mena, perché alla fine è gara. Okay. Vogliamo, siamo qua per vincere alla fine, cioè, se no... Boh, siamo pronti? Vai Tiziano! Ragazzi! Franco, questa è la radio. Bene. Come abbiamo detto prima, lo facciamo con Pier che conosce un po' il percorso, quindi è più facile parlare con lui e comunicare con lui, ok? Pier, questo per te. La do a Giulio per oggi, poi questa sera vediamo. Giulio si comporta bene. Ghiacci subito, mi muoio subito. No, ma poi sa che caschino subito. Ne ho già fatto 30 secondi. Ale, subito in fila, dai, subito in fila e si comincia. Forza ragazzi, Ale! Andiamo! Andiamo! Sei pronto Luca? Sì, sì, alla grande. Ale, Ale! Tranquilli qui all'inizio, che tanto qua non si fa il tempo. Ok ragazzi, dai, mettiamoci in fila, prendere un buon ritmo. Siamo abbastanza preparati ragazzi, adesso poi devo vederli oggi. Io, tu hai avuto modo di vederli meglio di me nei provini. Andiamo ragazzi! Andiamo bene la prima parte, senza paura. Ma ce la possiamo fare in 2 ore? 2 ore e 20? Cioè Paolo su queste cose qua è sempre risicato. Ok, andiamo adesso, andiamo Pier, cominciamo a prendere il ritmo giusto, regolari. Cambiatevi voi due, levati sta mantellina, mi sembra un paracadute. Ale, Ale. Oh ragazzi, si sta svitando il mio manubrio. Si sta svitando? Avanti? Fermati! No, no, avanti, 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 avanti! Non aumentare! Secondo me è regolare, però alla fine è il tempo che dopo ti dice se stiamo andando forte o no. Letizia, va bene il ritmo per te? Ale, sei un grande, ascolta sempre con le orecchie le ragazze, Bravi raga, bravo Marco. Abbiamo fatto 1 ora e 5 minuti 39 chilometri, va bene così, forza, gestiamo le donne. Quanto hanno quelli dietro? Ma noi non abbiamo superato i Merida, non so dove cazzo. Vai, vai, vai che hanno sbagliato. Vai, vai.
Allora ragazzi, abbiamo sbagliato strada, stiamo facendo una piccola deviazione, eh? 60 metri, lago. Dimmi adesso cosa ti 40, dà? Qua, 30 metri. Era giù di destra di là, no? Là, adesso ho allungato altri 3 km. Fermo Giulio, fermo! Andare più 2,5 km. Torna indietro, gira e torna indietro. 2 km! 2 km, siete dei leoni! Forza! Ruggite! Una volata, siamo al limite! Vai! Tutti insieme! Sì, ma siamo arrivati, dai. Bravi ragazzi! E arrivarono dopo. Bastardi, guarda. Ecco piano. Guarda. Aspetta. Hanno detto che Piazza San Marco era bella. No, aspetta che vado via. Complimenti. Aspetta. Go. Via, andiamo subito. Vai ragazzi, regolari, subito in fila, Tranquillo, subito in fila. Marco, cos'è che c'hai? Sono rimasto col 36. Perché? È rotto. Come è rotto? Non cambia. Via, tutta, controllate le ragazze che siano con voi, Occhio a Piera Paola, occhio alla Paola. Ale. A destra, bisogna girare. Via! Ale, subito, un bel passo regolare, Arro tutti in fila, Diana. Ale, aumenta, vai più agile. Via. In fila, subito in fila! Inizia a aumentare un po'! Giù un dente, giù un altro, andiamo! Fai mettere due denti più agile alla Vale! Iniziamo dal terzo classificato, col tempo di 2 ore e 44 minuti, ha percorso 80 km, Merida. Seconda classificata, tempo 2 ore 21 e 37, chilometri 76, Cipollini. E va a vincere la prova la De Rosa con il tempo di 2 ore 14 minuti e 40 e 73,3 chilometri. Perfetto. Passiamo poi alla seconda prova, la crono squadre 14 km con due giri. Prova spettacolare che ha fatto capire i valori in campo. Allora al terzo posto la De Rosa con il tempo di 25:07. Al secondo posto la Cipollini con il tempo di 25:06. Un secondo solo ha diviso le due squadre. E dal primo posto ovviamente il team Merida con il tempo di 24:18. E quindi in terza posizione chiude la prima giornata il team Cipollini con 30 punti. Secondo posto per il team Merida con 35 punti. E al comando, vincitore dello scorso anno, conferma il dominio, Biagio Conte con la sua De Rosa con 40 punti. Quindi Biagio può ritirare la nostra bottiglia di Valdobbiadene, Prosecco Superiore. E mi raccomando, recuperate bene perché domani sarà una giornata molto intensa.
A domani. Grazie. I capitani li avete scelti? Non ancora. Non ci credo, dai. Dai, venite qui e spiegate chi sono. Adesso lo voglio proprio sapere. Ok. Perché sono convinto che in questa settimana porterà la nostra squadra al successo, Franco Cadamuro sarà il nostro capitano. Io invece, perché sono convinto che tra i cinque, credo di non fare un torto a nessuno, è Piero. Per la capacità che ho visto oggi di ascoltare, di saper vedere tutti i consigli e avere empatia con i ragazzi, Giulio Galleschi.